Buonasera, bentornati in onda, sono le 20:35 minuti, ancora si discute delle misure prese dal governo e si attende lunedì la parola del presidente Mario Draghi, che è stato mai così tanto contestato, davvero è il caso di dirlo. Queste misure sono molto controverse, ne parleremo stasera con il professor Giuseppe Remuzzi, che è il direttore delle ricerche farmacologiche dell'Istituto Mario Negri, che ci aiuterà a districarci in questa materia molto complessa. Ma a Torino intanto c'è una manifestazione, c'è stata oggi una manifestazione Novax e si attende per il 15 la discesa su Roma. Ne parleremo con i nostri ospiti tra un momento, restate con noi. Buonasera e buon sabato 8 gennaio 20:40. Buonasera Cocina De Gregorio. Buonasera Davide. E allora, come detto, 197.502 casi, quasi 200.000 casi, 184 i morti, lo vedete anche nel cartello. La Sicilia, notizia di oggi, posticipa il rientro delle scuole. Lunedì Draghi terrà questa attesa conferenza stampa per spiegare al Paese le misure prese dal governo, e noi siamo in diretta nella giornata in cui a Torino c'è stata questa nuova manifestazione Novax. La nostra cronista Roberta Benvenuto è stata anche peraltro aggredita, ma tra poco lo vedremo in queste immagini. Intanto in studio con noi Federico Rampini, buonasera, editorialista del Corriere della Sera, autore del libro Fermare Pechino per Mondadori, in partenza peraltro per New York, quindi da domani lo rivedremo negli Stati Uniti. Una vera eccellenza italiana, il direttore delle ricerche farmacologiche Mario Negri, il professor Giuseppe Remuzzi. Professore, grazie per essere con noi, e con lei tra poco commenteremo alcuni dati significativi di oggi. E bentornata in onda alla dottoressa Evelina Cristillen, che è il presidente del Museo Egizio, nonché, tra le altre cose, membro del board della FIFA, perché parleremo anche delle polemiche relative al mondo del calcio e dello sport, che spesso sembra avere uno statuto, come dire, tutto proprio rispetto alle regole della pandemia. Allora Remuzzi, partiamo però brevissimamente da lei con il commento di questi dati, cartello e misure del governo, cartello, misure, governo, se ne è discusso molto in questi giorni, sono sufficienti? Secondo lei si poteva fare di più? Ora inizia la rivolta delle regioni contro l'apertura delle scuole. Lei come interpreta questi numeri e questi dati? La pandemia si sta diffondendo in un modo straordinario, come state vedendo. Addirittura Fauci ha detto siamo arrivati alla linea verticale e noi siamo nelle stesse condizioni. Un dato molto interessante di oggi, che ci fa un pochino sperare con tutta la prudenza che si deve avere in questi casi, è che il numero dei pazienti ospedalizzati per la prima volta è sceso. È difficile fare dei ragionamenti su un giorno solo, però questa è una cosa, a mio avviso, importante. Per quanto riguarda le misure del governo, a me sembrano ragionevoli. Il punto è chiedersi perché 50 anni. Ecco, questo è l'andamento degli ospedalizzati in Italia, è quello che possiamo prevedere nei prossimi giorni. È un andamento medio, quindi può essere di più, può essere di meno, però questo ci dà un'idea che avremo una curva che continua a salire fino alla fine di gennaio per poi tendere a scendere. E già oggi abbiamo visto, come vi ho detto, un aspetto interessante. Per quanto riguarda gli over 50, perché over 50? Tutti si sono chiesti, ho visto i giornali. Io penso che ci dobbiamo chiedere qual è il razionale dietro a questa scelta degli over 50. E il razionale a me sembra sia che se voi guardate le persone che sono ricoverate, sono in terapia intensiva e quindi occupano posti in ospedale che potrebbero perfino esaurirsi se le cose continuano così, questi sono over 50 o non vaccinati. E quindi è logico che si faccia questa scelta, perché la prima colonna fa vedere le ospedalizzazioni dei non vaccinati rispetto ai vaccinati, quella rossa. Sì. Ora, è chiaro
che se noi non avessimo persone non vaccinate, in questo momento in Italia non avremmo nessun problema. Questo è naturalmente... Parla da una fotonotizia. Allora, rimaniamo un momento, mi scusi professor Remuzzi, rimaniamo ancora su questa tabella perché è molto interessante, tra l'altro lo dico per gli spettatori, queste tabelle sono prodotte dall'Istituto Mario Negri, quindi sono dati diciamo, di cui lei ha contezza direttamente, intendo dire. Rivediamola la tabella perché così ci può spiegare anche le altre colonne. La colonna rossa sono i non vaccinati, incidenza dei ricoveri in terapia intensiva nell'ultimo mese. L'arancione... Esatto. Prego, la illustri pure. Sì, io sono molto lontano, quindi lei lo vede meglio di me. Con almeno l'arancione è vaccinati con almeno una dose. La seconda sono i vaccinati con almeno una dose e la terza sono i vaccinati con la terza dose. Vedete che sono bassissimi quelli che sono vaccinati già con la terza dose ad aver bisogno di terapia intensiva. In generale sono persone anziane e che hanno altri tipi di malattie associate al Covid. E quell'altra colonna sono i vaccinati con una dose. Quindi vedete che l'essere vaccinati protegge in un modo importantissimo. E stavo dicendo, se non ci fosse la colonna dei non vaccinati, noi avremmo le terapie intensive con pochissimi pazienti, non avremmo posti occupati nei letti ordinari degli ospedali e quindi... questo sarebbe naturalmente un vantaggio enorme per tutti, anche per chi non riesce ad essere curato per cancro, per malattia del cuore, per malattie respiratorie croniche. E sappiamo anche che... Quanto ai 50 anni? Ecco, appunto, dicevo, sappiamo anche che la maggior parte dei non vaccinati è in un'età, in una fascia d'età avanzata. Sì, ecco, questo è il razionale dei 50 anni. Con 50 anni cosa si vuol fare? Si vuole proteggere gli ospedali da un sovraccarico, che vuol dire non poter poi curare gli altri, ma non poter curare nemmeno chi si ammala di Covid se la diffusione diventa così importante. Tenete conto che per quanto questa malattia possa essere meno grave, meno severa, una piccola percentuale di persone che si ammalano su un numero enorme è comunque un numero grande. E poi c'è un'altra considerazione da fare. Questa è una misura che si è potuta implementare subito. Quindi quando giudichiamo, critichiamo misure che vengono prese e vengono prese in tutti i paesi sostanzialmente delle misure molto simili, dobbiamo tener conto che un conto è il mondo ideale. Noi come medici vorremmo vedere tutti vaccinati, nessun problema, le terapie intensive vuote. E poi c'è la politica, certo. Chi deve prendere delle decisioni deve considerare quello che si può fare, perché vaccinare, rendere obbligatorio l'obbligo per chi ha più di 50 anni si può fare e si può fare subito. Vaccinare tutta la popolazione in Italia è una cosa che richiede una complessità organizzativa tale per cui in realtà si rimanderebbe moltissimo, ma noi abbiamo bisogno di qualcosa che funziona nelle prossime due settimane. Noi abbiamo bisogno di riuscire a trovare, perché non sono tutti Novax, intendiamoci, quei 2 milioni e 200 mila persone che ancora non sono state raggiunte dal vaccino e hanno più di 50 anni. E questo, l'organizzazione che è stata messa in piedi, quella del generale Figliuolo per intenderci, riuscirà certamente a farlo in tempi brevi. Vaccinare tutti non sarebbe stato possibile nemmeno nella migliore organizzazione che uno possa immaginare. Senta, professore, voglio farle una domanda che diciamo, si basa su una sensazione, quindi non ha un fondamento scientifico, ma mi aiuti lei a orientarmi. In questi giorni di vacanza le scuole sono state chiuse, eppure abbiamo seguito gli andamenti dei contagi, ma non sembra che ci sia stata un'impennata di diciamo, contagi né in un senso né nell'altro, no? Né una grande diminuzione né un grande aumento nella fascia d'età di ragazzi che vanno alla scuola dell'obbligo, che frequentano la scuola dell'obbligo. Quindi le chiedo, chiudere le scuole, cioè non mandare i bambini a scuola, ha senso rispetto al contenimento dei contagi? Allora, io penso che chiudere le scuole sia sbagliato.
Intanto, per quello che ha detto lei, abbiamo visto ormai che una vacanza molto prolungata non ha fatto per niente modificare in senso peggiorativo la curva della diffusione dei contagi. Vuol dire quindi che comunque il contributo della scuola è assolutamente trascurabile rispetto a questa diffusione del contagio. Poi abbiamo i dati che vengono dal Canada, dagli Stati Uniti e dal Giappone. E questi sono dati di studi pubblicati che dimostrano che il chiudere le scuole non porta un vantaggio in termini di diffusione del contagio. E poi abbiamo anche un'altra considerazione. Con le misure che sono state prese, e che sono state prese in modo magari diverso da paese a paese, ma la sostanza è sempre quella, tenere aperto, tenere chiuso. Comunque quando si tiene aperto ci sono delle misure di precauzione molto importanti. La maggior parte degli studiosi hanno visto che la scuola è un luogo molto più sicuro per i ragazzi di tutto quello che circonda la scuola. Quindi chiudere la scuola non risolve assolutamente il problema. Allora, rimaniamo. Qualcuno dice che addirittura potrebbe peggiorarlo. Rimaniamo a questo e aggiungiamo con Federico Rampini e Velina Cristile in un altro pezzo del nostro racconto. Perché prima di portarvi a Torino, dove c'è stata la manifestazione Novax, e forse ci sarà il 15, speriamo di no, la nostra Capitol Hill, anzi dovremmo evitare che ciò accada, che ciò accada ovviamente, ma questo cartello dovrebbe parlare anche a quelle persone, cioè questa fotonotizia, questi non vaccinati, questi dati che ci porta Remuzzi, in cui ci dice che insomma l'incidenza di queste persone è determinante, non è sufficiente a convincere queste persone che tra poco vedremo. Rampini. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo. Andrea, io voglio farvi solo una domanda. Perché manifestate? Non rispondo perché... Mandateci Parenzo. Diciamo non le riconosco, non le riconosco l'autorità di farmi delle domande venendo dalla sede. Parenzo di... Parenzo, stronzo. Stacchi sta telecamera, per cortesia. Stacchi sta telecamera. Scusa, la sesta vergogna! Vergogna! Siamo a Torino, a Piazza Castello, e questa è la prima manifestazione no vax da quando Mario Draghi ha introdotto l'obbligo vaccinale. Sappiamo, il vaccino è stato costruito in laboratorio. Non ho intenzione di giurare al draghismo attraverso la consegna dei miei dati al Green Pass. C'è anche Ugo Mattei, che è uno dei fondatori della Commissione Dubbi e Precauzioni, che hanno intenzione di lanciare una nuova entità, il Comitato di Liberazione Nazionale. Rinasce come necessità storica. Ma non le sembra un accostamento un po' azzardato? No. Accostare alla resistenza all'occupazione nazifascista? Io penso che il CLN che noi facciamo adesso sia un'alternativa all'Aventino. Quello che ha fatto questo governo in queste ultime due decreti legge ha superato qualsiasi limite. Allora, sono le 5, il comizio è finito, ma una parte dei manifestanti sta cercando di andare verso il comune e la polizia glielo impedisce perché il corteo non è autorizzato. Siete la vergogna! Io vi disconosco come italiani! Voi non siete più italiani! Polizia italiana! Per tutti! Tutti! Sai qual è il problema? È che voi siete di là e noi siamo di qua. Cioè io vorrei parlare con quei pezzi di merda dei nostri politici e capire cosa cazzo c'hanno nel cervello. Hai capito? Dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. Cioè vogliono questo? Cosa vogliono? La guerra civile? Non ti preoccupare che presto arriverà. Allora, la guerra civile, non ti preoccupare che presto arriverà. Comitato di Liberazione Nazionale, che cosa hanno nel cervello? Tutte domande che... Federico Rampini, tutte sono domande aperte, che diciamo. Ogni democrazia occidentale in questo momento conosce e subisce. Se fossimo in un regime autoritario, questi irriducibili e scalmanati verrebbero manganellati, arrestati, trasportati in un luogo sicuro dove gli si sottoporrebbe a una iniezione forzata del vaccino, perché così si comportano nei i regimi autoritari. Nei famosi paesi di cui parla Beppe Grillo quando dice che... quelli che piacciono a Beppe quelli Grillo. Che piacciono sì. a Beppe Grillo. Li trattano così. Ora, invece noi sappiamo che vale la pena pagare anche dei prezzi per vivere in una democrazia, perché ne conosciamo il valore, e quindi mi ricollego a quello che diceva prima il professor Remuzzi.
tutti i governi dei paesi democratici in questo momento stanno facendo quello che è possibile fare in una società democratica senza andare a scontrarsi con delle resistenze insormontabili. In America, per esempio, per fare un esempio, non c'è la vaccinazione dei cinquantenni, ma cosa fa Biden? Aggira l'impossibilità di un obbligo vaccinale per tutti passando dal mercato del lavoro. Allora dice: i dipendenti federali devono tutti essere vaccinati, se no non vanno a lavorare. Alle aziende private dice: sopra i 100 dipendenti li dovete vaccinare obbligatoriamente. Il settore privato collabora molto volentieri, ci sono addirittura aziende, grandi aziende americane famosissime, che scavalcano il presidente e dicono: quelli che non sono vaccinati noi li licenziamo in tronco. Faccio il caso della compagnia aerea su cui volerò domani, la United, o di una grande banca, la Citigroup, Citibank. Cioè fanno più le aziende private, ci stai dicendo, Ranzini, sì, che non lo perché Stato. Perché la logica del mercato del lavoro consente di fare delle cose che, se invece fosse il Presidente degli Stati Uniti che dice: vi mando la forza pubblica ad arrestarvi e a vaccinarvi, impossibile, impossibile. Allora, questo, torniamo un momento a Torino. Detto quello, voglio aggiungere solo una postilla. Non parliamo di marcia su Roma, per favore, e non ci sarà un altro 6 gennaio. 6 gennaio ce n'è stato uno solo, non si ripeterà né in Italia e neanche in America, perché nacque quella tragedia di quel giorno dell'assalto al Campidoglio di Washington anche dalla totale sorpresa, gravissima, folle impreparazione delle forze dell'ordine. Ma non accadrebbe una seconda volta. Sì, adesso non entriamo in questo tema, però Biden nel suo discorso ha anche, diciamo, esplicitamente accusato Trump di averlo organizzato, quindi chissà che l'impreparazione delle forze dell'ordine non fosse in qualche modo concertata o pilotata, ma insomma questo è un altro grandissimo tema. Voglio tornare un momento a Torino, dove vive, è la città di Evelina Cristillen. Evelina, Ugo Mattei che dice fondiamo il Comitato di Liberazione Nazionale e i manifestanti che dicono appunto volete la guerra civile nella città della Resistenza a Torino, come può succedere una cosa del genere? Che cosa è successo? Ma, intanto chiedo scusa da parte di tutti i torinesi a David Parenzi e alla Sette per gli insulti che si sono presi. Diciamo che a parziale discolpa era una manifestazione nazionale, però ecco, di solito noi piemontesi ci dicono addirittura che siamo falsi e cortesi, in questo caso né l'uno né l'altro, ma tant'è. No, guarda, è da vergognarsi una roba di questo genere. Tra l'altro io mi sono sentita su YouTube tutto il testo, diciamo, dell'intervento di Mattei, che come professore di storia, quale sono, posso confutare anche proprio nei particolari, perché ha usato come un mantra la questione del Gran Consiglio prendendo degli strafalcioni grossissimi, per cui magari riconsiglierei un ripassino. Al di là del fatto che paragonare appunto nella città della Resistenza, medaglia d'oro della Resistenza, paragonare il Comitato di Liberazione Nazionale che ci ha liberati dal nazifascismo a quanto sta succedendo oggi, voi prima parlavate appunto, Federico giustamente parlava degli stati non democratici, ma quello che sta succedendo in Kazakistan per esempio non gli insegna niente a questi signori, dove sparano ad altezza d'uomo perché osano protestare, al di là del fatto che abbiano ragione o torto quelli che protestano. È una cosa gravissima quella che è avvenuta, e tra l'altro voglio dire, io spero e penso che i toni, le parole, l'impreparazione, la violenza e la volgarità di quello che è stato detto riesca a convincere tanta gente che insomma prima di tutto devono guardare le tabelle prodotte dal professor Remuzzi, ma poi anche questo tipo di atteggiamento che tutto ha in comune con la civiltà tranne niente. Cioè questo è il tema però, sentiamo un professore, l'uomo di scienza appunto, quello che colpisce di più è che un conto magari possono essere le nostre parole, le parole di un opinion maker, le parole di un politico, ma le parole di uno scienziato, ecco, anche un suo commento Remuzzi può essere molto interessante. Non dico mandare lei in mezzo a queste manifestazioni, qualcuno ci ha provato a dialogare, a parlare con loro, a portargli queste famose tabelle. Lei ha incontrato nella sua carriera qualche Novax in questi mesi? È riuscito a parlare con qualcuno, a convincere qualcuno? Perché sa, il mio parere conta poco, ma il suo conta un po' di più, diciamo, ha un peso maggiore, no? Lei ha incontrato qualche Novax, l'ha convinto? Guardi, io credo di essere riuscito a convincere molte persone. Immagini che abbiamo, io e i miei colleghi rispondiamo a tutte le lettere per abitudine da tantissimi anni, dall'inizio di quando facciamo questo lavoro, quindi rispondiamo a tutti, e tutte le persone che hanno paura, hanno dei dubbi, alla fine poi mi scrivono: sono vaccinata, sono stata contenta, non ho avuto nessun problema, sono tranquillo per i miei bambini, eccetera. Veramente no vax non si convincono
Bisogna avere pazienza, perché voi potete far vedere qualunque grafico e diranno che non è vero, che è falso, diranno... Questi non si convincono, perché questa è una... È come una religione, sono persone che tra l'altro utilizzano i social in modo tale per cui se uno si dissociasse, scusate il gioco di parole, non è più credibile con gli amici, perde tutti gli amici. Veramente, chi è davvero Novax non può essere convinto da nulla. Pensate che questi vaccini mRNA sono il farmaco, il prodotto farmaceutico più sicuro che sia mai stato prodotto al mondo. È stato somministrato a miliardi di persone. È più sicuro di qualunque farmaco che noi prendiamo tranquillamente, dall'aspirina agli antibiotici, ai farmaci per la pressione, ai farmaci per proteggere lo stomaco. Nulla è più sicuro di questi vaccini mRNA. E questi, più di così, come possiamo fare per convincere? Eppure non basta ancora. Io penso che davvero dobbiamo concentrarci sui 2 milioni di persone. I Novax non ho idea di quanti siano, ma penso che siano qualche decina di migliaia, non possono essere di più. Noi dobbiamo concentrarci con le persone che hanno paura, che sono lontane, che hanno difficoltà, che non hanno dimestichezza con chi, con i mezzi che gli sono necessari perché loro possano iscriversi a una lista di prenotazione. Ecco, dobbiamo essere vicini a queste persone e trovare queste persone. A quel punto lì non importa, perché per i Novax ci vacciniamo noi e quindi è così in tutto il mondo, dobbiamo accettare questa cosa. È più pericolosa l'aspirina, dice il professor Remuzzi. Se uno legge il foglietto illustrativo dell'aspirina, ma anche di altri farmaci da banco che noi prendiamo regolarmente, ci sono delle controindicazioni spaventose. Tra l'altro, professor Remuzzi, molti ci chiedono perché non parlate mai con il professore dei famosi studi sulle cure domiciliari, ma lo faremo, vero? Ci siamo ripromessi che dedicheremo una puntata intera presto e parleremo dei vostri studi importanti sulle cure domiciliari. Vuole rassicurare gli spettatori che lo faremo? Sì, volentieri. Io sono molto interessato a raccontarvi quello che abbiamo fatto in tutti questi anni e molto disponibile a farlo quando volete, veramente. Serve, una cosa che faccio molto serve volentieri. Serve un tempo e quindi dedicheremo una puntata a parlare di questo molto presto. Ma tornerei un momento da Evelina Cristillen, perché vorrei che ci spiegasse, nella sua qualità di componente del board della FIFA, che cosa sta succedendo nel mondo del calcio. Un po' il caso Djokovic ci ha fatto tutti quanti pensare che dove ci sono i soldi, dove ci sono gli interessi, non valgono le regole. Poi il governo dell'Australia è intervenuto e adesso sembra che abbia avuto il Covid a dicembre, ma i conti non tornano. L'avvocato l'ha detto, ma insomma, un po' il tema è appunto che chi può fa come gli pare, no? Allora, la lezione di Djokovic è stata molto interessante, ma anche nel calcio Draghi ha convocato per mercoledì una riunione. Si ha un po' la sensazione che i calciatori, le società, viaggino a statuto speciale, che non valgano per loro le regole che valgono per tutti quanti noi. Che succede, Evelina? Ma intanto dal 10 di gennaio varranno anche le regole per chi lavora riguardo al Green Pass, e quindi i calciatori sono dei lavoratori dipendenti e come tale la questione va intesa. Ma diciamo che il gran caos che c'è in Italia, però ricordiamoci che per esempio in Germania si gioca a porte chiuse, in Francia entrano 5.000 persone per stadio, in Inghilterra 100% degli stadi, in Spagna 75%, quindi il caos è assolutamente a livello europeo, anche se esiste un protocollo UEFA che prevede, come quello della Lega Calcio Italiana, che possano andare in campo le squadre che hanno, compresi primavera, 13 giocatori, compreso un portiere. Quindi questo non è stato riconfermato dalla Lega all'inizio di questa stagione, ma è stato riconfermato adesso, mentre la UEFA l'ha riconfermato da subito. Poi è chiaro che se intervengono i governi nazionali, quindi sovra UEFA o sopra federazioni, uno non capisce più niente. Io credo che la riunione di mercoledì, al di là del fatto che oggi la Lega Calcio ha già detto che per le partite del 16 e del 23 di gennaio si giocheranno soltanto con 5.000 persone negli stadi, quindi limite massimo, di controllare un pochino gli accessi, anche perché in tanti stadi, chi vede le partite alla televisione, le mascherine, molti stadi le mettono, in molti stadi si mettono, in molti altri no.
Comunque la questione principale, io penso senz'altro nell'incontro di mercoledì, sarà quella di decidere. Voi sapete che la Lega Calcio ha fatto ricorso al TAR contro le ASL di quattro regioni che avevano bloccato le rispettive squadre, una tra l'altro il mio, la mia regione, il Piemonte. L'unica regione la cui ASL ha avuto ragione è stata l'Emilia-Romagna con Bologna, perché effettivamente il blocco del Bologna aveva un senso rispetto alla quantità di contagiati, giocatori contagiati. A questo punto io credo che bisognerà definire chi decide cosa, cioè è l'ASL e ogni ASL fa quello che le pare. Allora o c'è un protocollo ridefinito, e credo che si tratterà proprio di questo nella riunione di mercoledì, di ridefinire il protocollo sia a livello di numeri sia soprattutto a livello di chi decide cosa. Decidono le ASL, decide il Ministero della Sanità, c'è una decisione unanime, decidono le squadre, decide la Lega. Insomma, che è un po' il grande tema comune, c'è il caos. Rampini, che è un po' il grande tema, no? Che chi, ognuno fa un po' come gli pare, un po' il tema della scuola. De Luca dice io chiudo in Campania, poi arriva la Sicilia, poi ognuno fa come vuole. Sì, però un valore aggiunto in più, però io non perché il calcio vorrei aggiungere un elemento, vorrei aggiungere perché non è tanto è molto interessante lato tifosi, lato giocatori, lato regole, ma è molto ancora più interessante, secondo me, il tema della dove ci sono i soldi, le regole vacillano, no? Dove ci sono i soldi, le regole vacillano. C'era un bel articolo sul Foglio di Umberto Zappelloni che dice il calcio è malato, ma non solo di Covid. Non è solo il Covid, sì. È che io però, gira tanto denaro. Questa volta mi permetto di fare un po' il bastian contrario e di avere qualche comprensione anche per questo atteggiamento di Draghi così permissivo o di attenzione a un mondo del calcio. È vero, quello che dice è incontestabile. Dove ci sono i soldi pesano. È vero, ma è anche giusto che sia così. Cioè ogni attività economica dovrebbe forse meritare la stessa attenzione che il calcio si conquista, perché non dimentichiamoci tutte le altre catastrofi che hanno accompagnato la gestione del Covid. Ma in che senso dici che è giusto che sia così? Cioè se una cosa ha valore... Quando abbiamo chiuso interi settori economici, le sofferenze umane ci sono state, i danni non sono solo quelli del Covid, no? Penso poi, ritorno anche per un attimo alla questione della scuola, che è una questione acutissima anche negli Stati Uniti. C'è una parte del mondo della scuola pubblica e del sindacalismo della scuola pubblica che vorrebbe tenere tutto chiuso. Quando l'abbiamo fatto, abbiamo creato le condizioni di una catastrofe culturale in America, cioè l'anno della DAD nelle scuole statali americane è stato un anno perduto per i figli dei più poveri, sì. Per i figli dei ceti meno abbienti, è stato un disastro, hanno perso un anno della loro vita e il divario tra loro e i figli dei ricchi si è ancora allargato, sì, con i figli delle dei ricchi hanno scuole private che non hanno mai chiuso, oppure anche quando stanno a casa hanno un ambiente ovviamente culturale libri, molto più ricco, certo. Molto più ricco. Con delle conseguenze psicologiche anche gravissime in un'età molto delicata, certo. E lo dico, l'abbiamo detto un milione di volte, diciamo quasi in ogni puntata, ma il governo italiano ha sottratto il bonus per le cure psicologiche a chi non se lo può permettere, perché poi è di nuovo, no, i ricchi che possono pagare si possono permettere di curare i propri figli o di assisterli se hanno dei disagi. Chi non ha denaro ha bisogno di un intervento del pubblico, e questo intervento, lo dico perché c'è una raccolta di firme in questo momento per ripristinarlo, è stato considerato poco rilevante. Remuzzi, colpisce soprattutto gli adolescenti. Siccome stiamo parlando di scuola, poi lo approfondiremo anche domani alla vigilia della grande riapertura, questi numeri che lei gentilmente ci ha fornito e che il suo istituto ha elaborato, che cosa ci dicono? Cioè, che cosa ci dobbiamo aspettare con la riapertura delle scuole? Mi sta parlando uno che è strafavorevole alla riapertura, ovviamente, e quindi non è quello in discussione, ma giusto per dare informazioni che possano, come dire, anche prepararci a quello che da qui a due settimane potremmo vedere. Cambieranno questi numeri, questa curva? Ci sarà un'incidenza importante? È molto difficile fare questo tipo di previsioni. Dove il problema è stato studiato, come ripeto, in Canada, negli Stati Uniti e in Giappone, non si è visto un aumento dei contagi dovuti alla scuola. I bambini si contagiano fuori della scuola. Quindi non c'è ragione di didattica a distanza, non c'è ragione per i dati che sono a disposizione di chiudere le scuole.
Che questo poi voglia dire che aumenteranno i contagi, io ho molti dubbi, proprio per quello che diceva la dottoressa De Gregorio prima. Abbiamo avuto la scuola chiusa per tanto tempo e i contagi hanno continuato ad aumentare. Credo che il contributo della scuola sia davvero irrilevante all'aumento dei contagi di una variante che si diffonde con una velocità straordinaria. Il problema è sempre quello: vaccinare i bambini, terza dose per le persone sopra i 50 anni e quindi vaccinare tutti, raggiungere tutti quelli che hanno esitazioni, che hanno problemi, che hanno difficoltà. Questa è la nostra missione. In quel modo lì noi possiamo, non dico uscire, ma comunque ritornare a una vita normale. Professore, mi scusi, possiamo quello rivedere... Quello delle scuole non è il punto più importante. Possiamo rivedere insieme un momento la tabella che abbiamo visto all'inizio, quella con la curva dei posti letto, perché sembrava che desse, ecco, se ce la vuole spiegare, sembrava che desse un po' una luce e anche che facesse immaginare che le cose non vanno poi così male, no? Perché questa tabella, le asticelle sì, azzurre, ecco, se ce la illustra. Ci dica i colori cosa rappresentano, il giallo e il blu. Dunque, il giallo rappresenta la previsione dell'ospedalizzazione delle persone che saranno ricoverate in ospedale, non in terapia intensiva, quindi fuori dalla terapia intensiva. Il blu rappresenta quelli che sono ricoverati in questo momento, dall'inizio, okay, dalla metà dicembre, da quando è arrivata questa Omicron fino adesso. E quello che si prevede è nel giallo. Questa è la media, in realtà può essere, ci può essere una previsione peggiore, quindi la curva sarà più alta, o una previsione migliore, quindi la curva potrebbe essere più bassa. Quello che però fa vedere questa curva è che alla fine di gennaio potremo arrivare a un plateau o addirittura a diminuzione del numero di persone che arrivano in ospedale. In altre parole, c'è una grande dissociazione tra la diffusione di questa variante Omicron e il numero di persone che arrivano in ospedale. Sono tanti perché i contagi sono tanti, quindi un numero così grande di contagi, anche se pochi arrivano in ospedale rispetto all'altra variante, rappresenta comunque un numero rilevante. Però questa è la cosa di cui noi ci dobbiamo preoccupare. Ed è questo tipo di preoccupazione, io penso, che abbia ispirato il governo a proteggere quelli che rischiano di aver bisogno di ospedale o di aver bisogno di terapia intensiva. Quindi l'immunità di gregge ha qualcosa a che vedere con quello che stiamo dicendo? Cioè sembra più vicina. Lei sta dicendo che ci stiamo avvicinando a questa famosa chimera dell'immunità di gregge? Ma l'immunità di gregge è molto complicata da discutere, perché intanto dipende da quello che succede intorno a noi. Se noi fossimo in una bolla isolata e arrivassimo al 95% tra vaccinati e ammalati, potremmo immaginare di avere una sorta di immunità di gregge, però bisognerebbe rispettare due condizioni: che il virus non continui a mutare, e noi sappiamo già che muta, perché adesso c'è una mutazione nuova a Cipro, c'è un'altra in Francia che viene dal Camerun, quindi questo non sappiamo che impatto possa avere. E poi il fatto che comunque le persone giustamente circolano, non è possibile prevedere quanto. Se certo la variante Omicron arrivasse prima delle altre e riuscisse a infettare tutta la popolazione con un numero non così alto di pazienti ricoverati, questa potrebbe essere una cosa che non sarà immunità di gregge, perché per quello che vi ho detto prima probabilmente è difficile raggiungerla, però potrebbe essere un modo, secondo qualcuno, addirittura per uscire dalla pandemia. Allora, torniamo un momento alle questioni economiche, no? Perché qualche giorno fa appunto Beppe Grillo in un post ha detto i paesi occidentali non hanno agito per il meglio, non si sono, molti paesi occidentali non hanno agito, altri invece, senza indicarli però, insomma, forse la Cina, forse si riferiva alla Cina, non so, ti ho di fronte, quindi sì. Però abbiamo visto anche le persone con i cartelli messi alla gogna in Cina, quindi c'è un tema, noi non possiamo osservare, non abbiamo una struttura dello Stato e neanche una struttura, devo dire, morale, no? per osservare le norme cinesi, e poi funzionano? No, non lo sappiamo, ma ho il forte sospetto che funzionino meno di quanto ci vogliono far credere. Allora, sì, è vero, confermo, sì, pare che Beppe Grillo sia diventato decisamente filo cinese da qualche tempo, non solo a proposito del Covid, tra l'altro,
Forse farebbe meglio leggersi i miei libri per capire cosa sta succedendo in Cina, perché non è quel Bengodi. Sei veramente spericolato, sai che ti massacreranno per aver detto questo. Ah sì, ma io vivo lontano. Privo del senso del pericolo. C'è l'Oceano Atlantico in mezzo, quindi posso permettermi di dire... No, ma gliele regala le copie del libro, figurati. Ma non è per il denaro. Credo che si riferisse agli attacchi furiosi che arriveranno sui social, vuol dire che non li guarderò semplicemente. No, ma parliamo di cose serie. È vero che la Cina è sembrata per un certo periodo il paese più efficace nella repressione del Covid e tuttavia ci giungono dei segnali anche recentissimi di nuovi focolai affrontati con delle misure di una severità feroce che farebbero impazzire quei novax. Questo italiani. È il punto, la città di Xi'an ha 13 milioni di abitanti, è completamente isolata, stanno chiudendo ospedali per evitare il contagio. Non è la prima volta che lo fanno, siccome anche gli ospedali sono dei luoghi di contagio, chiudono ospedali, significa che per sconfiggere il Covid non stanno curando infarti e cancro. Pochi secondi e torniamo, super spot, a tra pochissimo. Allora, grazie al professore Muzzi, grazie a Evelina Cristillen, grazie a Federico Rampini, fermare Pechino e far leggere Beppe Grillo. E dopo di noi l'abbiamo buttata così. Vogliamo ricordare che sia Evelina Cristillen che Giuseppe Remuzzi torneranno. Sì, certo. Perché abbiamo molte cose ancora. Anche Rampini da New York. Però. Rampini da New York, loro torneranno. Speriamo in presenza, speriamo che le condizioni ci siano per tornare in presenza. Grazie. E dopo di noi, però ve lo dico anche alla Cristillen, la prima puntata della nuova stagione di Eden con Licia Colò. Quindi, insomma, rimanete qui. Noi ci vediamo domani alle 8:30, come sempre.